Bentrovati al TG Noi Giorno. In apertura la cronaca, purtroppo andiamo sul nostro sito internet. La notizia è questa: muore travolto da un albero. L'incidente si è verificato in Alta Garfagnana, per la precisione, in località Poggio, nel comune di Camporgiano, in un bosco lungo la strada comunale 50. Di Vagli, che è successo, un albero è caduto e ha travolto appunto un uomo, un boscaiolo di 47 anni, residente nel comune di Castelnuovo. È subito scattato l'allarme, sul posto è arrivata un'ambulanza della Misericordia di Castelnuovo, il medico però non ha potuto che constatare l'avvenuto decesso. Sono stati avvertiti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, sul posto anche il personale della medicina del lavoro della ASL. Ovviamente torneremo su questa notizia nelle prossime edizioni del TG Noi. Adesso ci spostiamo a Lucca. Buone notizie invece per la biblioteca statale: non chiuderà, l'assicurazione è arrivata dal senatore Marcucci. Sentiamo. La Biblioteca Statale di Lucca non corre pericoli, lo assicura il senatore Andrea Marcucci, sottolineando che la soluzione alla carenza di personale è già stata individuata. Un sospiro di sollievo quindi per tutto il mondo culturale lucchese, dopo l'annuncio che la biblioteca avrebbe potuto chiudere i battenti ad aprile. Ho parlato con il ministro Franceschini, che sta seguendo personalmente la vicenda, ha detto Marcucci, e la soluzione è già stata individuata attraverso l'assunzione di personale tramite la società ALES. In attesa del perfezionamento delle procedure, si colmeranno le carenze con contratti interinali. La biblioteca di Lucca è un giacimento culturale importante per la Toscana, conserva anche molte carte pascoliane ed è un luogo a me molto caro, dice ancora il senatore. Ho apprezzato che migliaia di persone si siano mobilitate firmando una petizione, conclude Marcucci. È segno di attenzione e di partecipazione, ma confermo che la biblioteca non corre nessun pericolo. Torniamo alle notizie di cronaca sul sito internet di Noi TV. Rapina alla farmacia Maffei a Sant'Anna ieri sera, poco prima delle 20, in via Catalani. Un uomo con mascherina e cappuccio in testa, verosimilmente con in mano un coltello o un cacciavite, si è finto cliente dell'ultimo minuto, minacciando il personale dipendente, e si è portato dietro le casse, prelevandone il contenuto, circa 1000 euro. Indaga su questo fatto la polizia. E poi andiamo a un'altra notizia: a Barga chiude il reparto Covid dell'ospedale San Francesco. Da venerdì 22 gennaio, quindi da domani, l'ospedale di Barga tornerà ad essere no Covid. Con la dimissione dell'ultimo degente verrà infatti chiusa la bolla Covid che era stata realizzata a partire dal mese di novembre all'ospedale San Francesco. Ci spostiamo adesso in Versilia, a Camaiore, per l'annuncio che cala la bolletta dei rifiuti nel 2021. Cala la bolletta dei rifiuti per i camaioresi e aumentano alcuni servizi di raccolta. È in sostanza quanto prevede il nuovo piano tecnico finanziario per la gestione integrata dei rifiuti, accolto mercoledì mattina dalla Giunta del Dotto. Il costo del servizio nel 2021, svolto da ERSU, scende da circa 500.000 euro grazie ad un contributo di autocosta e al minor costo della raccolta. Lo ha annunciato l'assessore all'ambiente Sara Pescaglini nel corso dell'ultima puntata di Botta e Risposta su Noi TV. Attualmente è un po' prematuro indicare ogni singola utenza Una quanto andrà a cifra. risparmiare, però diciamo nel complesso la riduzione è di circa 500.000 euro, che è una quota molto importante, circa il 5% della tariffa complessiva. Siamo riusciti nel 2021 ad aggiungere anche alcuni servizi, tra l'altro un'estensione della frequenza di raccolta estiva per l'attività balneare, che era una richiesta che ci era giunta, diciamo, a seguito della fine dell'estate, e la realizzazione dei centri di raccolta. E a proposito dei due centri di raccolta che il comune di Camaiore intende realizzare entro l'estate prossima in località Toria e al Magazzeno, le opposizioni di centrodestra si sono dette nettamente contrarie.
fossi. Vedo che in questi giorni ci sono quelli, i residenti del magazzino, che stanno giustamente protestando. Oltretutto, in una logica futura di fusione delle società, rischiamo anche, perché a quel punto, se la società sarà unica versiliese, rischiamo di avere anche, diciamo, il verde da parte, che so, di Viareggio, no? E che ce lo portano magari al magazzino. A quel punto chi gli dice nulla alla società unica che andrà a gestire tutto il servizio? Le assemblee di zona non sono state coinvolte in questa decisione. E questi centri di raccolta andranno a costare 2.550.000 euro, costi che pagheranno i cittadini. Noi siamo per migliorare ancora il servizio ai cittadini. Mentre con sé c'era il porta a porta per quanto riguarda lo sfalcio, uno metteva la raccolta del verde, ripristini questo servizio. Uno sguardo ai nuovi contagi da Covid registrati in Toscana: sono 503 su 14.768 test complessivi, di cui 10.115 tamponi molecolari e 4.653 test rapidi, quindi nuovi casi in aumento rispetto a ieri. Andiamo a Lucca per parlare di edilizia scolastica. Entro l'estate i lavori al Paladini Civitali, in autunno cantiere anche al liceo scientifico Vallisneri. Dovrebbero iniziare in estate i lavori all'istituto Paladini Civitali, mentre verrà aperto in autunno il cantiere al liceo scientifico Vallisneri. Sono questi i due grandi interventi di edilizia scolastica in programma nei prossimi mesi. L'impegno della provincia, spiega Andrea Bonfanti, consigliere provinciale con delega all'edilizia scolastica, è aggiudicare i lavori nei tempi previsti dal MIUR per l'erogazione dei contributi. Nello specifico, entro il 30 giugno per il Paladini ed entro il 31 agosto per il Vallisneri, così da poter partire con gli interventi quanto prima. Il cantiere nel complesso dell'ex convento di via San Nicolao, in particolare, è molto atteso. Da oltre due anni, infatti, gli studenti frequentano le lezioni dentro i container installati nei parcheggi dell'ex ospedale Campo di Marte e nei cortili dell'Istituto Tecnico Carrara. I lavori, per un adeguamento importante relativo alla sicurezza strutturale dell'edificio, ammontano a circa 10 milioni. L'intervento al liceo scientifico Vallisneri riguarda invece la parte del vecchio padiglione, un edificio ad H datato 1963. I lavori, demolizione e ricostruzione ex novo del complesso, dovrebbero partire in autunno e ammontano a 8 milioni e 63 mila euro. Finché l'opera non sarà completata, gli studenti potrebbero frequentare le lezioni in moduli prefabbricati, sulla cui collocazione sono al vaglio diverse ipotesi, da valutare anche in base agli spazi occupati nelle adiacenze della scuola dal cantiere stesso. Andiamo nella Piana di Lucca. Adesso è stato presentato il nuovo portale web che promuove la cittadina di Altopascio. Una piattaforma online che mette in vetrina Altopascio, indicando ai turisti tutto quello che c'è da sapere e da fare sul territorio comunale. È la nuova web app Io scelgo Altopascio, che è stata presentata dal sindaco Sara D'Ambrosio, dagli assessori Lavigna e Cagliari e dagli ideatori del portale, alla presenza dei rappresentanti dei commercianti del capoluogo e delle frazioni. La piattaforma è composta da 5 sezioni che raccontano gli eventi, le golosità, gli itinerari, le bellezze e le possibilità di shopping nella cittadina del Tau. Insomma, tutto ciò che serve ai visitatori per scoprire e vivere al meglio il territorio altopascese. Una novità che è stata salutata con favore dai rappresentanti del commercio presenti. Soddisfatta la sindaco D'Ambrosio. Si investe nei momenti di difficoltà per essere pronti quando potremo insieme tornare a vivere il nostro territorio a 360 gradi su un unico sito internet, ioscelgoaltopascio.it. È un modo per promuovere Altopascio e farlo conoscere a tutti quelli che avranno voglia, interesse di visitare un piccolo borgo pieno di storia antica, storia recente e un futuro bellissimo che dovremo vivere e costruire insieme. La seconda fase del progetto di marketing territoriale Io scelgo Altopascio, ha concluso il sindaco, prevede l'installazione dei cartelli informativi nei parcheggi, nel centro e nelle frazioni e sui monumenti di interesse, riportanti lo slogan e il QR code per il collegamento diretto con il portale. Andiamo a Viareggio, i sindacati dicono no ad una soluzione a breve termine per la Perini. I sindacati e i lavoratori dell'azienda tornano ad esprimere la propria contrarietà ad una soluzione finanziaria per la crisi della Perini Navi.
La notizia dell'accordo firmato dalla proprietà con il fondo di investimento Blue Sky per il prestito da 30 milioni di euro che servirebbe a rilanciare il cantiere viene vista solo come un modo per protrarre di un anno, forse due, il fallimento dell'azienda, mancando di una solida base per lo sviluppo industriale. Ma intanto uno parte da un presupposto, un fondo le barche non le fa. E quindi il problema di questo cantiere è che non è riuscito a costruire le imbarcazioni per le quali ha preso gli ordini. E chi può essere in grado può essere un partner industriale che c'era fino a una settimana fa, interpellato anche dalla famiglia per riprendere questo dialogo, poi la questione si è arenata per ragioni legate ai contratti in essere con gli armatori. Ed è proprio l'accordo sfumato con San Lorenzo a lasciare maggiormente l'amaro in bocca agli operai che erano stati convocati nelle scorse settimane dalla proprietà del cantiere per illustrare l'ipotesi di rilancio della Perini. Una soluzione industriale che era stata accolta con entusiasmo sia dai lavoratori che dai sindacati. E ci sembrava anche più, diciamo, anche da parte della proprietà che dei tabacchi, una soluzione che veramente poteva vedere anche il futuro come prospettiva sia di produzione ma anche proprio come personale. Ci dava la possibilità di essere un attimino più tranquilli. Ora con l'ultima, diciamo, decisione presa ci sembra un po' una decisione che sia un po' un contrasto con quello che riguarda poi gli aspetti del futuro dell'azienda, cioè quello che ci verrà poi dopo, diciamo, presentato, ecco. Ma a mettere l'ultima parola sulla vicenda sarà il 26 gennaio prossimo il Tribunale fallimentare che deciderà se accettare la proposta oppure dichiarare il fallimento della Perini. Fallimento che aprirebbe la strada ad altri soggetti impegnati nella cantieristica, San Lorenzo e Hansemut Benetti in testa, per rilevare il cantiere. Soluzione che, alla fine, forse sarebbe la migliore per il futuro di aziende e lavoratori, come dichiarato dagli stessi operai del cantiere. È tutto per la prima parte del TG, ora la pubblicità e subito dopo lo sport.